Ormai l'europeo è vicino, questa è la seconda amichevole che facciamo a porte aperte contro un avversario temibile, quindi siamo pronte e vogliose. Per l'amichevole Italia-Germania di pallavolo femminile riapre dopo un lungo periodo di chiusura il Pala Vesuvio. Sabato 19 e domenica 20 settembre l'impianto sportivo di Ponticelli ospiterà l'ultima sfida della nazionale prima dei campionati europei in Belgio. In campo anche quattro giocatrici campane convocate dal CT Marco Bonitta, tra cui la napoletana Antonella Del Core. Prospettiva è quella di andare all'europeo con una squadra rodata. Queste due amichevoli servono appunto per cercare qualche equilibrio in più. Siamo molto contenti di essere a Napoli perché abbiamo quattro napoletane nel gruppo, credo sia la prima volta, quindi credo che questo doppio appuntamento napoletano si sposi bene anche col fatto che ci siano molte napoletane dentro la squadra. Avevamo preso questo impegno di iniziare a lavorare a riportare la nazionale qui a Napoli. Abbiamo fatto il primo step portando questo test match, questa doppia amichevole con la Germania. Ci auguriamo che poi la seconda parte ci sia d'aiuto il Comune, riuscendo diciamo, una buona volta a fare il bando di assegnazione di questo palazzetto di Pala Vesuvio e riaprirlo di nuovo alla città, al quartiere, ai giovani. Un impianto bellissimo che per l'occasione abbiamo cercato di mettere un po' a posto, logicamente in collaborazione con la Federazione di Pallavolo. Promuoviamo questa straordinaria 2 giorni di sport, di pallavolo, perché a Napoli c'è tanta sete di pallavolo, tanta voglia, ci sono tantissimi atleti che praticano questo sport, ma soprattutto la Campania e Napoli esprimono 4 giocatrici della nazionale. Insomma, siamo orgogliosi e fieri di avere qui straordinarie campionesse. Le gare prenderanno il via sabato alle 19:30. Domenica invece dalle 16:30 si terrà la celebrazione del trentennale della scomparsa di Giancarlo Siani. L'iniziativa, intitolata Un muro contro le mafie, è promossa dall'Associazione Nazionale dei Magistrati per ricordare Giancarlo anche come uomo di sport e allenatore. Una rappresentativa under 15 campana sfiderà la squadra di pallavolo dei magistrati, alcuni dei quali furono allievi e compagni di squadra del giornalista.